Mi auguro di andare incontro a una giustizia per cui la legge è uguale per tutti e non a un tribunale politico, come purtroppo spesso è accaduto in passato. Aspetto, non ho paura, 15 settembre sarò a Palermo per rispondere di quello che ho fatto con orgoglio e che rifarò appena tornerò al governo. Diciamo che non vedo l'ora che arrivi la metà di giugno perché tutti gli italiani nelle piazze di tutte le città italiane possano mettere la loro firma per 5 referendum che possono veramente cambiare la giustizia, alla faccia delle correnti e dei tribunali politici. Quindi responsabilità civile per i giudici, chi sbaglia paga, separazione delle carriere, una giustizia giusta, tempi più rapidi e processi non politici ma realmente liberi e indipendenti. Ha parlato prima di processi politici e tribunali politici, sembra di sentire parlare Berlusconi. Io rispondo di me stesso e non degli altri, quindi mi sembra che l'Italia sia l'unico paese dei 27 dell'Unione Europea a mandare un processo, un ministro, per un atto di governo. Quindi non commento gli altri processi, ho cercato documentazione, non l'ho trovata, non ho trovato in Francia, in Spagna, a Malta, in Grecia, in Olanda, da nessuna parte un ministro portato davanti a un tribunale per aver fatto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Se non è un processo politico questo, ditemi voi di che cosa si tratta. Non ce l'ho coi giudici, ce l'ho coi politici di sinistra che ogni volta che perdono le elezioni provano a vincerle in un tribunale. Però ripeto, vado tranquillo domani a Catania e vado tranquillo il 15 settembre a Palermo.